No, Giuseppe Bisanti, sentiamo di questo derby dell'Emilia, terminato 1-1 tra Bologna e Parma, un Parma migliore nel primo tempo, un po' più deludente nel corso della ripresa, ma durante la tua radiocronaca hai sottolineato come entrambe le squadre abbiano segnato nel momento migliore dell'altra e peggiore proprio. È una cosa che mi è successo di raccontare migliaia e migliaia di volte, spesso il gol arriva nel momento migliore dell'altra squadra, e così è stato, in quanto il Parma è andato in svantaggio nel momento migliore nel primo tempo, quando ha attaccato sicuramente di più, e poi ha trovato il gol di Palladino quando il Bologna sembrava potesse in qualche modo tenere la partita e portare a casa questi tre punti che sarebbero stati fondamentali. Alla fine si può definire un appunto guadagnato per il Parma, che sì, ha dimostrato di essere più forte della Bologna, ma che forse questo pomeriggio è stato meno brillante del solito. Un pareggio che può essere più utile al Bologna in chiave salvezza o al Parma in chiave Europa League? Due obiettivi che potevano valere tre punti, ma alla fine... Il Parma consolida l'Europa League, perché bisogna vedere che cosa succede dietro, però insomma 51 punti sono un ottimo bottino. Per quel che riguarda il Bologna, sai, non dipende solo dal Bologna stesso, perché ci sono tanti scontri diretti. Certo, è sempre importante muovere la partita, però credo che a un certo punto, a metà del secondo tempo, la Bologna avesse davvero assaporato la possibilità di conquistare i tre punti. E una tua impressione sul Parma che hai rivisto dopo una vita? Parecchio tempo, sì, quest'anno il Parma l'ho fatto all'inizio, a Udine, poi la bella vittoria col Milan, poi la sconfitta con la Juve in casa non meritatissima, non lo vedevo da tanto tempo, chiaramente sta facendo un campionato strepitoso, oggi forse meno brillante, forse si è sentita una certa stanchezza, è una squadra che sì, aveva vinto col Napoli, però era reduce da tre sconfitte consecutive, anche se ne campi difficilissimi, vedi Juventus, vedi Lazio, vedi Roma nel recupero. Credo che la Parma avesse avuto oggi la possibilità di portare a casa tre punti, ma visto come hanno esultato alla fine, viste le facce soddisfatte, credo che anche questo punto fosse un po' nei programmi della formazione di Donadoni. Credo che sì, la posizione in Europa League si consolida, poi però bisogna vedere queste ultime 5 partite quanti punti riuscirà a mettere il Parma in cascina. E Palladino man of the match per il Parma, diciamo così, visto che ha segnato il gol delle bandiere, ma ne aveva segnato anche un altro in un episodio che consegna la moviola, come si dice dalle vostre parti. Lì credo che è chiaro che la guardialina è stato anche assistito da una dose di fortuna, ma credo che in effetti una mezza spalla di Palladino fosse in fuorigioco, quindi se andiamo ad applicare alla lettera il regolamento è sicuramente fuorigioco, però non era facile da vedere perché era una mischia, c'erano tantissimi uomini. Il gol lo aveva fatto quando giocava da punta centrale, il gol vero lo ha fatto quando con l'ingresso di Amauri si è spostato a sinistra, dove ha fatto anche il rifinitore, forse meglio a sinistra che come punta centrale, anche se Donadoni lo vede un po' come vice Cassano, come falso 9, come si dice adesso, come dicono quelli bravi, però devo dire che Palladino in questo caso è stato decisivo, perché ha trovato un gol quando il Parma sembrava quasi averci rinunciato. Un'ultima curiosità, tu sei l'uomo insomma della partita delle 12:30, per me raccontate. Me ne capitano parecchi, però non è un cattivo orario, si torna a casa orari decenti. Però c'è il problema dell'alimentazione, visto che ogni tanto parliamo di quello degli atleti. Se l'aspetto non direbbe, ma quello dell'alimentazione lo abbiamo dimenticato. Sì, quindi per te non è uno sport quello delle 12:30. No, devo dire che poi alla fine, non so per i tifosi quant'è, però devo dire che poi è un orario che tutto sommato ti consente di organizzarti e di raccontare la partita. Insomma, devo dire che ormai l'esperimento è consolidato, non si può più parlare di esperimento, quindi devo dire che la partita delle 12:30 la seguiremo ancora a lungo. Ok, grazie Giuseppe.